Salve a tutti, io sono Tritteri Davide, sono il neo capogruppo della Commissione Lavoro e sono... potenziale stupratore, quindi attenzione. Allora, noi come Commissione Lavoro ci stiamo veramente interfacciando con persone che hanno una visione del lavoro competente opposta alla nostra. Allora, dalla riforma delle pensioni a questa che noi la chiamiamo la manovra Fornero, alla disoccupazione tecnologica, al telelavoro, e quindi in Commissione ci troviamo veramente a trattare con Damiano, che fondamentalmente è una persona per bene, però che non riesce praticamente a interfacciarsi con l'altra commissione, perché noi dall'altra parte al Senato abbiamo Sacconi, quindi automaticamente le idee vanno comunque sempre a scontrarsi e purtroppo la commissione è ferma e lavora purtroppo su decreti leggi o dimissioni in bianco o rappresentanza sindacale. Si cerca di evitare i temi che trattano la disoccupazione non giovanile, perché qua non si deve parlare solo della disoccupazione giovanile, ma ci sono delle persone cinquantenni che sono state escluse dal mondo tutelare una persona di 50 anni con delle persone a carico che sono i figli, che sono il futuro del nostro paese, io lo trovo scandaloso e vergognoso. Si parla dei giovani, spot, ma io penso che è normale se abbiamo una disoccupazione che supera il giovanile, che supera il 40%. Abbiamo una manovra Fornero che è stata usata come bancomat, i pensionati sono stati usati come bancomat da questa Fornero, che è stata votata dal Partito Democratico, quel partito che difende le persone. Allora, io voglio solo dirvi che abbiamo trattato il tema delle pensioni d'oro. Quando dicono che non c'è collaborazione tra i partiti, non è vero, perché abbiamo fatto questo comitato ristretto, dove membri dei vari gruppi si sono riuniti per cercare di dare una risposta a questa rapina di Stato che sono le pensioni d'oro. Abbiamo cercato di quagliare, come dico io, quagliare, quando dico questa parola tutti si mettono a ridere. Allora, abbiamo cercato di quagliare per dare un esempio a tutti gli italiani, che non è il Movimento 5 Stelle che vuole tagliare le pensioni d'oro, ma è il Parlamento. Cosa succede? Nuovo centrodestra si scanna, scusatemi questa parola un po' volgare, con il PD, perché dice c'è stata già una mozione in Parlamento e quindi abbiamo già delegato il governo per fare un prelievo di solidarietà verso queste pensioni d'oro. Questa è una menzogna, perché non è vero, si può legiferare sullo stesso tema anche in commissione, quindi c'è una mozione che può andare avanti col suo iter, ma c'è anche la proposta parlamentare che può dare un taglio netto. Questo non è successo perché ci sono stati veramente delle difficoltà tra PD e Nuovo Centrodestra e non si voleva riuscire a concludere. Allora noi, tornando al tema delle pensioni, abbiamo voluto, e qua lo annuncio davanti a tutti, proprio l'abrogazione della riforma Fornero, e quindi è una proposta di legge dove c'è la carta che dimostra che non si abbiamo fatto vari emendamenti, abbiamo fatto un emendamento per introdurre l'articolo 18 per la tutela dei lavoratori, abbiamo fatto un emendamento tutti inammissibili, chissà come mai. Per l'abolizione dei contratti a progetto, sapendo che il 90% dei contratti a progetto sono fuori legge, perché un lavoratore a contratto a progetto dovrebbe andare a lavorare quando vuole, cercare di contribuire a un progetto, invece nella maggior parte dei casi i lavoratori a progetto sono stabili nelle aziende e quindi si cerca di risparmiare sul lavoro alle spalle dell'ultima ruota del carro, che è il lavoratore, e quindi dato che c'è questa enorme disoccupazione loro speculano e dicono o così o a casa, e questo è il ricatto che noi non vogliamo. Allora, sono tanti che io
dico sempre che è l'anima della Commissione Lavoro, abbiamo proposto una legge che tratta di una commissione d'inchiesta per verificare se i 7 miliardi e 600 milioni o 200, scusate non mi ricordo, comunque è una cifra esorbitante, per fare una commissione d'inchiesta sulla Fiat, per verificare se tutti quei soldi sono andati veramente a creare occupazione nella nostra nazione. Sapendo anche che c'è un dato allarmante: noi paghiamo la cassa integrazione ai nostri lavoratori della Fiat, la produzione delle macchine in Polonia va avanti e l'80% delle merci prodotte, cioè le macchine prodotte in Polonia, si inseriscono nel mercato italiano. Quindi l'80% delle macchine prodotte in Polonia servono il mercato italiano. Ma a questo punto io dico, ma perché non le fai qua? Voglio dire, perché devi andare in Polonia? E tra l'altro insieme a Tiziana Ciprini stiamo cercando di togliere il cavalierato del lavoro a Marchionne. In quanto tale, purtroppo viviamo in un mondo dove l'economia finanziaria ha preso il sopravvento. È vero, è cambiato il mondo del lavoro, sono cambiati i mercati, è cambiato tutto, però non per questo l'uomo deve essere screditato in favore di queste speculazioni. Abbiamo chiesto l'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie e non hanno voluto. Abbiamo chiesto l'aumento della tassazione sul gioco d'azzardo e non hanno voluto. Quindi si capisce che il sistema è convalidato con le lobby, perché io fuori dalle commissioni trovo i lobbisti e a me mi fanno schifo, lo dico qua, perché portano avanti battaglie che riguardano tecnicamente il mio lavoro. Questa è la battaglia che dobbiamo fare. Ci dicono, ma poi col finanziamento pubblico, voi togliendo il finanziamento pubblico rischiate che le lobby, coinvolgono e vi fate rapire da queste, siamo ricattati dalle lobby. Assolutamente falso. Noi siamo la prova vivente che si può fare politica senza lobby. E io rubo un'affermazione di Giorgio Soria, e noi siamo per la lobby più grande d'Italia, che è quella dei cittadini. Maria di cose, quindi veramente certe volte mi dimentico anch'io sui temi scottanti e sui temi che veramente vogliamo portare avanti come Movimento 5 Stelle, dalla disoccupazione tecnologica al telelavoro, alla riduzione dell'orario di lavoro, anche se qualcuno è scettico, però bisogna provare. La Germania va verso questo senso, va verso questa riduzione di orario di lavoro, questo è per avere una piena occupazione. Purtroppo sapendo anche che l'automazione ha sostituito l'uomo, io parlavo prima con il commercialista, lo vedevo un po' scettico, però tutte le grandi nazioni stanno andando verso la riduzione di orario di lavoro. Io mi trovo a trattare temi in commissione come STM, un'azienda leader mondiale nel settore della microelettronica, partecipata dello Stato, fior di ingegneri, e non si parla di... Si parla di fior di ingegneri che brevettano delle cose che sono magnifiche e che tutto il mondo ci invidia. Lo Stato cosa vuole fare? Le vuole vendere le nostre azioni. L'Europa ci dice che è un settore strategico e noi cosa facciamo? Le vendiamo. Questa è la visione che hanno del mondo del lavoro questi. Quindi sfruttare le cose, quindi ci rubano tutte le competenze per poi rimettere agevolare i mercati esteri. Un altro esempio che vi posso fare è Micron, un'azienda di Agrate, 419 dipendenti lasciati a casa senza alcun rispetto, un'azienda che fattura miliardi di euro nel mondo, se ne va, tra l'altro c'è una storia dietro. STM vende una parte a Numonics e a Micron, si crea questa Micron, 419 dipendenti, abbiamo anche un ingegnere qua che sarà il futuro candidato del Movimento 5 Stelle, si trovano a vendere aziende che sono strategiche
poi queste aziende cosa fanno? Non, addirittura Micron non ha voluto agevolazioni dello Stato, e cosa fa questa azienda? Delocalizza. Poi non è che la chiamano delocalizzazione, la chiamano internazionalizzazione, e quindi modificano anche la parola per farti credere che è una cosa bella. Vediamo il caso Electrolux, Porcia, 1000 dipendenti a casa, vediamo il caso di Solaro, anche queste persone rischiano il posto di lavoro. In commissione al Senato è venuto Laszlo, che è il presidente europeo della Commissione Lavoro e Politiche Sociali. Lui si vantava, no, che l'Europa ha libera circolazione dei mezzi di lavoro, quindi delle persone, della libera circolazione delle persone come forza lavoro. Io gli faccio questa piccola domanda, e poi chiudo, ma mi scusi Presidente, ma io cosa gli devo dire ai lavoratori di Electrolux? Di andare in Polonia, dato che lei parla di libera circolazione? Non mi ha risposto. Questa è la tragica situazione che ci troviamo a vivere. Questi parlano di Europa, Europa, ma l'Europa, i padri fondatori, Altiero Spinelli, non diceva che l'Europa deve essere crudele, ma deve essere un'Europa solidale, si deve cercare una comunità. Questa comunità la stanno distruggendo, anzi non è mai esistita, perché hanno fatto sempre gli interessi delle grandi multinazionali, agevolando veramente la delocalizzazione delle nostre aziende. Ci stanno rubando il futuro, il presente alle persone anziane e il futuro ai loro giovani.